qual è, secondo il suo punto di vista, l'andamento del settore costruzioni, del settore edilizio in Italia? C'è una ripresa dopo anni di pesante crisi, e come la vedete dal vostro punto di vista? Sicuramente è un mercato in netta ripresa. Negli ultimi 3 anni si è incominciato a riprendere il settore cantiere, tantissimo betoniere e ribaltato, mentre negli ultimi, dal 2008 al 2014, non abbiamo, il mercato si era completamente azzerato, e in questi anni invece si è sentita la ripresa. Carico utile che ha con i nostri semirimorchi, perché i nostri semirimorchi vengono costruiti con acciai speciali sia sul telaio che sulla cassa, che fanno risparmiare molto, cioè fanno aumentare il carico utile del semirimorchio. Ovviamente riusciamo ad avere una tara del 20% in meno rispetto ai nostri competitor, nonostante siano prodotti più resistenti, utilizzando acciaio come l'Artox e lo Strex. Si parla tanto in Italia di infrastrutture, e il nostro è un paese che ne ha bisogno, anche tenendo conto che purtroppo gli eventi drammatici recenti, le tragedie anche che si sono verificate per le condizioni climatiche, impongono una riflessione sull'esigenza di portare a termine o progettare comunque in opere infrastrutturali. Voi come azienda del settore, come vedete da questo punto di vista il futuro? Ci saranno opportunità importanti per voi? Sì, sicuramente. Diciamo che noi dai clienti abbiamo l'impressione che ancora sia tutto fermo, soprattutto al sud, dove abbiamo noi la sede, alle Venezia Terme, in Calabria. Ci sono diverse opere che dovrebbero partire, però sono ancora fermi. I clienti sono pronti a fare investimenti, sono pronti a rinnovare il parco macchine, però ancora le opere sono ferme. Sono appaltate, però sono ancora ferme, nella mancanza di fondi. E questo è un peccato, perché la Calabria prima cosa ha bisogno di nuove infrastrutture, come si è visto d'altronde dai danni che ci sono stati questi mesi, e in più sarebbe un sospiro per tutte le imprese che ci sono in Calabria. Penso che però sia una situazione anche in altre parti del paese. Sì, sicuramente. Invece, per quanto, com'è stato il 2018 per Mantella? Okay, per Mantella il 2018 è stato molto importante, perché abbiamo rinnovato la nostra produzione, abbiamo aumentato quasi del 100% le unità vendute. È stato un anno di conferma per i nostri prodotti, che si stanno vendendo in tutta Italia oggi, e soprattutto sul nord Italia siamo molto presenti, quindi siamo dei marchi ribaltabili, e gli allestimenti sulle bottiglie. È stato un ottimo anno per noi, e speriamo che il 2019 sia un altro anno di conferma. Su quali prodotti in particolare avete ottenuto una buona performance? Ci sono degli esempi? Sì, sui seminimorchi ribaltabili in generale, da 26 metri cubi a 30 metri cubi. Il seminimorchio classico per trasporto